Vorrei partire dal modello di zaino. Per gli escursionisti è sufficiente uno zaino di 40-50 litri. Io ho scelto un modello che ha delle tasche laterali, così ho immediatamente accesso ai miei materiali. Cosa non deve mancare? Ecco, secondo me, le cose fondamentali. Ecco, i bastoncini che aiutano sicuramente l'escursionista ad avere maggiore autonomia, risparmia il carico sulle ginocchia. Nella parte superiore ho messo le cose un pochettino più pesanti, così mi bilanciano il peso, e andiamo ad aprire lo zaino. Cosa non deve mancare assolutamente? Non deve mancare la cartina. O portiamo la cartina intera oppure facciamo una fotocopia della cartina in rigorosa scala 1:25.000 per non sciupare la cartina originale. Un quadernetto degli appunti. E abbiamo esaurito il primo stadio. Cosa non deve mancare? Assolutamente l'acqua non deve mancare. Ecco. Più che una bottiglia da mezzo litro decentrata, io metto due bottiglie in modo che mi equilibrino il peso. Poi vado avanti. Cosa non deve mancare? Assolutamente qualcosa per coprirsi durante l'escursione. Quindi, la mantella. Quindi un pile, sicuramente. Un pile. Delle magliette di ricambio, una giacca a vento, un ombrello. Direi un ombrello. Sono ecco, cose che servono. Temporali, no? Poi io sceglierò se usare l'ombrellino oppure una mantellina. L'importante è avere tutto. Poi passiamo alle cose un po' più tecniche. Io mi porto il kit di pronto soccorso, è una cosa un po' voluminosa, ma io ritengo che sia necessario curare anche la salute dei miei compagni di escursione. Certo che se mi frattura una gamba sarà un po' difficile steccarmela. Come Rambo. Ecco, sì, però se la frattura il mio compagno di escursione, io con delle fettucce e con dei pezzetti di legno lo immobilizzo. Poi c'ho il kit universale, c'ho la mascherina per fare il massaggio cardiaco, eventualmente se dovesse succedere qualcosa. C'ho il telo termico se il mio collega dovesse, oppure io stesso, dovessi passare una botte alla ghiaccio. Poi cos'ho dentro sempre nello zaino? E siccome nell'ultima escursione ho accompagnato un gruppo, ho portato qualcosa perché non ero sicuro del sentiero, l'avevo visto un mese prima ma avevo sentito notizie che forse era franato. Mi sono portato uno spezzone di corda, due moschettoni e qualche cordino. Poi cosa non deve assolutamente mancare? Secondo me non deve mancare, vediamo se lo trovo, ecco, non deve mancare la bussola. Ci sono delle situazioni in cui non è facile anche ritrovare la via di ritorno e quindi orientare la carta è un'operazione semplice, però ci vuole assolutamente la bussola, perché se non conosciamo i punti cardinali sul territorio la carta gira e non riusciamo a capacitarci. Voi direte, cosa serve il fischio? Il fischio serve per le chiamate di soccorso, sapete benissimo che le chiamate di soccorso possono essere o visive o sonore. Una chiamata deve ripetere il segnale, sei segnali ogni 10 secondi per un minuto. Se arriva solo marmotta, capito che la frequenza. Addirittura ho due fischietti, casomai si inceppasse la pallina di uno. Diamo allora.